Radio Carro, la radio che spacca. Attenzione, questo programma contiene parolacce e volgarità in genere. Se siete particolarmente sensibili a questo tipo di contenuti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Inoltre, ogni riferimento a persone, cose o fatti realmente accaduti è puramente casuale e non espresso in forma diffamatoria, ma solo in tono scherzoso. Grazie e buon ascolto, se lo ascoltate. Oppure, prego, se non lo ascoltate. Buonasera amici di Radio Carro, buonasera, buongiorno. Tenete conto che sabato sera noi stiamo registrando e come vi aveva anticipato già un po' di tempo fa Maurizio, come avete già sentito in onda in una piccola diretta fatta circa 15 giorni fa, e sapete che con me c'è una persona, c'è arrivato questo ragazzo che avete, come detto poco innanzi, conosciuto da poco. Per qualche parola detta avete sentito nei nostri promo, avete sentito tutto quanto, e Manuel. Manuel è con me questa sera, veramente c'è anche un'altra persona, ma questa persona non vuole farsi sentire, quindi parleremo io e Manuel. Manuel, dici qualcosa, saluta tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Dove siamo, Manuel, questa sera? Allora, siamo in un bel lago, Lago Azzurro, provincia di Perugia, e ringrazio Roberto perché è venuto, lui. Sono venuto a pescare, precisiamo. Esatto. Diciamo che è pescato. Ci stiamo divertendo. Esatto, ci stiamo divertendo, pesci stanno uscendo. Le birre anche, gli amari anche. Esatto, il divertimento c'è. Diciamo che abbiamo provato a iniziare a registrare già diverse volte e ancora non ci siamo riusciti, perché puntualmente iniziamo a suonare le centraline. Perché, esatto, come proviamo a fare qualsiasi cosa, di qui parte il pesce, quindi meglio. Meglio così. Siamo venuti apposta. Bene, torniamo a noi. Come ben sapete, noi avevamo intenzione di creare questo speciale che andava in onda tutti i sabati mattina, registrato, lo registreremo durante la settimana io e Manuel, troveremo il modo di riuscire a registrarlo non potendoci vedere fisicamente, per poi passare al nostro tecnico Alberto che lo monterà tranquillamente e il sabato mattina andrà in onda. È uno speciale, come ho detto, sul car fishing. Parleremo di cose tecniche, perché tanto bisogna parlare di cose tecniche, perché le cose tecniche sono tante, giusto? Sì, giusto. Diciamo che tantissime. Se finisce mai di imparare, quindi sì, dalle montature, sì, a vari tipi di pesca, perché tutto, il car fishing comprende, esatto, di tante tecniche di pesca. Comprende sì, molte tecniche. Comprende la chimica dell'acqua. Comprende la chimica, comprende saper capire gli animali, quindi la carpa, in esatto, questo caso. I ciprini, mettiamola, esatto, così. Esatto. E quindi è una tecnica, ecco, in diretta. Esatto. Sentito il nostro segnalatore. Segnalatore in diretta. E abbiamo la terza persona che già si è alzata dalla sedia, pronta a correre. Ecco, falsi allarmi, però questa è parte del gioco. Sono quelli che la notte ti fanno star su. Esatto, quelli che la notte alle 3 di notte, mentre dormi pesantemente, pipipipi, ecco. Tu corri e non c'è nulla. E non c'è niente. Bello, bello, questo fa parte del gioco. Però, sinceramente, quello che volevo fare oggi, non volevo entrare subito nel tecnico, perché magari uno dice non ci si capisce nulla. Sì, perché ci sono tanti termini, esatto, inglesi, molte cose che gente magari che ha le prime armi dice ma che cosa, di cosa stiamo parlando? Ma anche gente che pratica da un po', sì, fa fatica a parlare. Sì, sì. Diciamola così. Esatto.
Invece oggi volevo parlare sì del car fishing, ma volevo parlare più che altro della pesca, quello che la pesca può regalare a un carpista, perché il carpista è diverso da chi pesca feeder, perlomeno io parlo per me, sì, è diverso da chi pesca feeder, chi pesca rubasien, chi pesca l'inglese. Sono, a parte io che vengo sono... solo dal car fishing, prima quando ero piccolo facevo la pesca a fondo, ma diciamo che erano una specie di carp fishing molto diciamo arretrata. Sì, anche perché questa è una tecnica che è arrivata in Italia negli anni 90, diciamo. E parte però dalla pesca a fondo, diciamo, un poi si è evoluta nelle varie... Esatto. Ecco. Però voglio parlare perché, un po' come con il mio mestiere, no? Io faccio il camionista e... Io ho sempre detto che il mio mestiere sì è un mestiere, però più che altro è uno stile di vita, uno esatto, stile di vita che, uno, che ti comporta dei cambiamenti sociali, mettiamoli così. E diciamo che il car fishing è un po' la stessa cosa, sì, è un po' uno stile sì, di vita. Perché se ti dedichi devi stare via magari 2-3 giorni, anche una settimana, sì. Quindi devi... Diciamo che questa è una sessione veloce, siamo arrivati di sabato mattina, ce ne andremo di domenica sera. È reputata una sessione veloce, sono circa 36 ore. Sì, sessione veloce, una pescata così. Perché solitamente. Una notte, sì, dai. Solitamente le sessioni fanno 48, 72, sì. Insomma, si va oltre. E sì. Adesso voglio entrare un attimo un po' così. Proprio a piedi uniti, mettiamola okay, così, sì. Quindi occhi e menischi e tutto quello che c'è nel mezzo. Se devi correre, perché magari corri troppo veloce, quindi c'è sempre il rischio, capito? Mettiamo così, adesso ti voglio fare una domanda, poi dopo ti dirò cosa penso io, il mio pensiero personale. Okay. Cos'è, Manuel, il car fishing per te? Per te? Una malattia. È una malattia? Sì, è una malattia. Diciamo che il carp fishing è una cosa che o ce l'hai dentro o non la pratichi. Perché come dicevamo prima, se devi stare via una settimana in una tenda, in posti che non c'è nulla, partiamo dalla base, il bagno, che non c'è nemmeno quello, è facile per gli uomini, ok? Però ci sono anche donne che stasera fanno... abbiamo, cioè esatto, abbiamo proprio la prova con noi che ci sono una anche donna donne. Che non vuole partecipare, ma partecipare, rispettiamo la sua scelta, ok? Però è presente una donna e diciamo che ci sta facendo neri a sì, tutti ci sta e due. Strumando alla grande, esatto, quindi nulla da dire, però certo. Se riguarda il bagno, noi uomini siamo più animali, più facilitati, sì, sì, animali, ma anche più facilitati. Ecco. Sta via una settimana, è dura. Quindi te lo devi sentire dentro. Ecco, quindi il carp fishing o te lo senti, ce l'hai, ti deve, più che piacere, proprio deve essere... Uno stile di vita. Uno stile, perché se no sì, non lo fai. Perché fa una pescata, la fanno tutti, parti la mattina, fai la pescata, torni la sera, ma sta via una settimana? Viene so qualcosa. Ecco, oh. Quindi è così, è una malattia. Io ti dirò che, vabbè, io ho iniziato a pescare da piccolissimo con mio sì, padre, certo. Io ero piccolissimo, la prima canna. Penso come tutti. Sì. Penso sì. Come tutti, dai. La prima canna da pesca me la regalò mio padre, che forse non avevo neanche 8 anni. Come tutti. Una Mitchell verde di 2,5 metri, con il suo mulinellino verde, frizione posteriore, ancora me lo ricordo. Cioè, ancora me lo ricordo, ce l'ho a casa, bella, sì, sì. Lucida da una parte, ma con il suo filo originale. Le cose vecchie sono le più belle, anche perché sì, hanno una storia. Sì. Hanno, vedi, te l'ha regalata il babbo, quindi sono cose che tieni col cuore, certo, te fa fatica pure a spolverarla. Sì, infatti è buttata lì da una parte, guai chi la tocca. Ecco, eppure invece andrebbe, secondo me, anche queste le cose
ripristinate, rivisitate, pescare come facevano i nostri genitori, i nostri nonni, eccetera, certo. Però con le nuove tecniche. Sì. Quindi fili nostri, montature nostre, tutto quanto. Però con le canne loro. Sarebbe. Guarda, io ti dico una cosa, io questa canna ce l'ho da una parte. E Magda te lo può dire, qui a fianco a noi che ci sta ascoltando, quando ho scoperto che era incinta, quando abbiamo scoperto che era un maschio, lei te lo può confermare, io la prima cosa che ho fatto è stato prendere la canna da pesca, pulirla e metterla da una parte, ho detto questa per lui. È per lui, questa è per lui. Io ho provato, ma i miei figli hanno altre passioni. Va bene, abbiamo uno nella tenda che dorme, quindi dai, non possiamo lamentarci. Anzi, devo dire che per la prima volta c'ho il figlio in notturna con me. Quindi diciamo, bello. C'ha 11 anni, quindi ecco, insomma, per la prima volta è venuto, ecco. È voluto restare di sua volontà, quindi sono molto contento, oltre, no? La compagnia, che certo. È una buona compagnia. Però c'è tuo figlio. Però c'è anche il mio. Stamattina è venuto anche l'altro. Jonathan. Jonathan, purtroppo è grande ormai. Purtroppo col papà, sai che i bambini. Certo. I bambini, 18 anni penso che sì. Non è più un bambino. Ci mangia il riso in testa tutti e tre, qua, sì. Siamo presenti. Anche per altezza. Sì. Non solo per sì, sicuramente. No vabbè, però ritornando alla pesca, anche lui, io ci ho provato a dargli le mie, come si dice, la mia, fargli seguire un po' la tua strada di carpista, sì, mettiamola così, ma non solo carpista, proprio di pesca. Però sai, lui fa un altro sport, sì. E non è così. Diciamo che anche in un'età essere... che il sabato sera gli piace correre dietro le ragazzine, sì, e fa bene, fa bene. Fa molto bene, che ricordiamo sempre, ecco. Come ho scritto io a casa su una lavagnetta, perché noi abbiamo da poco comprato una lavagnetta di alluminio, no? Di ferro, quella bella, quella dove attacchi le calamite, sì, postita. Allora, perfetti, la Magda, quelle da frigorifero proprio. Sì, però grande, l'abbiamo presa, sì. Perché sennò i due disastri che stanno dentro la tenda che dormono, perché premetto, io ho un bambino di 2 anni, un bambino di 9 mesi, stanno, esatto, in tenda che dormono con noi. Esatto. È la loro prima pescata a car fishing di notte, anche per loro, quindi proprio oggi, esatto, apoteosi. Oggi proprio. Comunque sia, ci rubavano le calamite. Abbiamo deciso di appenderle. Ho comprato la lavagnetta. Magda, bravissima, cioè, non lo posso definire donna, è troppo poco. Ma penso che più che donna non c'è altro da dire. Perché chi vuol capire, capisce. Quindi, bravo. Donna, punto, racchiude tutto. Perché esatto. Tornando a noi, cosa ha fatto? Ha preso la mia in pesca. Però come è stata presente oggi, hai notato, anche quella tocca definirla donna, perché ci ha portato l'amaro del capo, vi dico solo questo, ha fatto un giro per portarci l'amaro del capo. No vabbè, non pescando, non proprio essendo al, sì, di fuori del mondo pesca, certo, e non vuole neanche proprio saperlo, comunque si interessa per avere, non so, cioè per, anche per me, per non farmi mancare niente quando sono a pesca. Certo, certo, ma nonostante io le penso tutte, perché sai che noi ne pensiamo 100.000. Noi perché non ci sta il divano dentro, ecco, la macchina, perché porteremo via anche porteremo via tutto, letti, sdraie, vabbè, divani. Già lo facciamo. Ma momentaneamente siamo in un tavolino portato. Certo. Quelli da campeggio con quelle quattro seggiole, insomma, ecco. Abbiamo le sdraiette. Abbiamo le sdraiette. Abbiamo i lettini per dormire. Esatto. Cioè, tende. Signore tende, abbiamo. Tende. Signore tende. Abbiamo tutto quello che comunque è di base. Perché poi, ecco, poi nei particolari ci entreremo poi.
Sì, questa è una anche di cosa che materiale, sì, cioè questa è una cosa le... che faremo un po' col tempo. Ecco. Guarda, finisco di raccontare questo piccolo aneddoto Sì. ricollegandoci ai ragazzi diciottenni che corrono dietro le ragazzine. Dopo ci fermiamo un attimo per uno stacco musicale e Sì. poi riprendiamo più tardi. Come ti dicevo prima, lei giustamente ha preso il pennarello e ha scritto una frase, io penso fantastica, una frase bellissima. Il miglior regalo che può fare un padre ai figli è amare la madre. Certo, Io penso ovvio. che, cioè, se non è poesia questa, se non è vero questo, Sì, penso che... ma guarda, io sono 21 anni che sono sposato, quindi penso che... Più di No? così. Ecco, poi le cose Sì, ci sono alti e bassi in avvengono tutte le sì, alti e coppie, no? bassi, però una coppia se dura, Dura. dura perché Ma lo vedi da c'è subito. la cosa reciproca, diciamo. No? Io pesco, mia moglie no, però me lo lascia fare, non me lo nega e anzi si preoccupa pure per non farmi mancare niente. Però sai che se ti dici domenica andiamo l'IKEA tutto il giorno, devi andare con la coda tra le No, gambe. Ah no? no, Ma cazzo, sei fortunato no, due vabbè, volte. è così perché sa che io nei negozi, supermercati, centri commerciali, io già solo fuori sto male. Se entro ancora peggio, quindi Sono neanche spirito me lo libero, chiede è di certo. andare. Quindi, come io non le chiedo di venire stare a pesca, perché Diciamo che giustamente raggiungete i giusti compromessi. Senza sì, ecco. divagare troppo. Poi Torniamo a noi. Finisco sì, alla pesca più che altro. questo aneddoto e poi continuiamo dopo lo stacco musicale. Lei ha scritto, come ti dicevo, questa frase bellissima, no? Perché è Sì. spettacolare. Io che sono camionista, carpista, che poi non mi definisco un carpista, però c'è gente che mi dice che No, sono un carpista. Sinceramente, sentirsi vabbè. Vabbè, guarda, nominare così per chi lo ci fa è siamo bello. conosciuti da poco, ma posso dire che comunque anche te sei un Anche carpista. Come perché mi dedico solo a questo. no? No, no. E comunque, soprattutto, sono uomo. E Esatto. come tutti gli uomini Ci piace la abbiamo un pe... pallino. Sì, scusate, quella. è Abbiamo un pallino. scappare. Vabbè, la verità. Abbiamo il nostro pallino fisso. Giusto, amore mio? Stata zitta, ma vuol dire chi tace acconsente. Bene, io penso di aver scritto la frase più bella di tutta la mia vita. Io una frase così bella non l'ho mai scritta in vita mia. Nel mio angolino, piccolina, per non confondermi con la sua al centro che è stupenda. Fritta, arrostito, lessata, Dio benedica la santa patata. Giusto? Certo, ovvio, sempre. Certo. E se questo lo facciamo noi che abbiamo 40 anni, no? Pensa a un ragazzino di 18 Esatto, che anni mo nel pieno degli oh, nel pieno ormoni. proprio. Quindi, C'hanno il fuoco dentro. già tanto che è passato oggi, secondo me, no? Esatto. Bene, adesso ci fermiamo un attimo, Ok. mandiamo su una canzoncina e torniamo dopo, continuiamo il nostro discorso, diciamo di pesca perché ci stiamo divagando. A più tardi. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. Choked with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps.
sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm taking it up. Am I just paranoid? My concern. Amici Radio Caro, siamo tornati. Pausa un po' più lunga del solito, perché comunque sia abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente. Di pesce inconveniente bello, perché Magda ha preso un bel pesce, ci ha intrecciato sei canne da pesca, purtroppo non per colpa sua, perché il pesce era un po' ignorante, un pesce, sì, un pesce di un certo livello, possiamo confermo dirlo, no? E pausa un po' più lunga, però si è tornato. Adesso lei è andata a letto, si è messa con i bambini, giustamente era stanca, noi siamo rimasti qui, finiamo di registrare e poi ci allunghiamo anche noi, penso che sia giunto, sì, il momento. Sì, no, anche diciamo che insomma si è fatta una certa. Esatto. Ecco, per gente diciamo normale come me, che lavora di giorno e dorme di notte, sono le 2:30 di notte, quindi diciamo che insomma si è fatto un orario, esatto, che non è consono alla, no? Sì, invece pensate alla a quotidianità. Pensate a me che io a quest'ora tu solitamente mi alzo per andare al lavoro, pensate, ecco, come sto. Esatto, te t'alzi per andare al lavoro. E io invece magari ho letto, no? Ha letto, no, targi dall'altra parte, ecco, magari. No, ma alzo presto anch'io, però comunque diciamo che sono orari, ecco, un po' balordi. Esatto. Però sapete cos'è, ragazzi, il bello di queste pescate del car fishing? Solitamente il car fishing si fa in due, c'è, sì, sempre un socio di pesca, esatto, no? Esatto. Perché? Perché il bello è trovarsi, condividere dei momenti particolari, per esempio, sì, oggi abbiamo fatto una sbracciolata, no? Non è soltanto la pescata tecnica, ecco, è un insieme. Per assurdo, tu becchi il trotaiolo, una... no, tu becchi il trotaiolo che va al lago. Sì, però quello infatti pesca da solo. Esatto. Chi pesca rubasien? Sì, magari sono 3-4 si conoscono, sono uno a 10 metri dall'altro. Però è una pesca molto singola. Proprio peschi solo, in solitaria. Esatto. Non hai bisogno di compagni, di niente, riesci in qualsiasi modo. Invece questa, essendo una pesca di... con abbiamo, ecco, entriamo un attimino sui dettagli. Sì, un pochino, sì, non esageriamo, il magari. Pod. Il pod è diciamo un portacanne, per chi non lo conosce, chi non lo sa, è un portacanne particolare, esatto, è tipo un treppiedi dove si riescono a appoggiare 2, 3, 4, 5 canne contemporaneamente, perché comunque sia, esatto, a parte alcuni ambienti particolari tipo i fiumi o alcuni laghi, anche se libri, sono, non a pagamento, esatto, sono, hanno dei regolamenti speciali, no? Degli accessori necessari, sì, ma non indispensabili. E poi ne parleremo un po' più avanti, magari, esatto, col passare delle puntate, no? E comunque, se dicevamo, questa è una pesca un po' di comunità, no? Sì, mettiamo, certo. Io sono andato, sì, a pesca. No, non è singola questa. Non, sì, non la puoi fai anche da singolo, perché ma a me mi è capitato di fare sessioni di 3, 4, 5 giorni da solo. Anch'io, tre, ecco, notti, esatto, da solo, in al Tevere, insomma, posti sperduto, dove in ti lavi, posti dove anche tu hai visto, dove pesco, quindi se qualsiasi cosa succeda, dico, altro che pompieri. No, manco chi l'ha, cioè, visto. No, chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Come? Dove? Che hai detto? Ecco, no, diciamo che, insomma, è come dicevamo prima, è una passione. È uno stile di vita. È uno stile, è il cuore proprio ti deve, in deve, questo caso è necessario il dovere, deve piacerti. Bravo, bravo. Non è può piacerti. No, o ti piace o non ti piace. Perché può piacerti, sì, un giorno va bene, ma una settimana no. Aspettiamo, cioè... Poi... Diciamo che noi peschiamo tutto l'anno, sì, estate, inverno, ragazzi, neve, meno 5, sentite meno freddo 10. In casa. Noi con la neve, con il gelo, stiamo qui fuori
a pescare carpe. Che non portiamo a casa, rilasciamo, che, perché noi... Certo, ci certo. Tengo a precisare, il vero carpino... soltanto carp fishing, come stavi per dire, esatto. dillo. Mettiamola così, semplicemente, il vero carpista, non che gli altri non sono veri carpisti, però il carpista di per sé pratica no kill, quindi non uccide, non uccide. Rilascia tutte le prede, usa tecniche particolari, che poi ho detto non entriamo nello specifico, usa armi particolari che cercano di non rimanere incastrati nella bocca del pesce. Si usa disinfettanti particolari, perché comunque sia cicatrizzanti, cose varie, per la salvaguardia del pesce. Si usano degli appositi materassini, culle per non rovinare le mucose. Si hanno tutti quegli accorgimenti particolari che solamente, diciamo che, chi pesca, ecco, mosca usa certi... Ma mosca, diciamo, è una tecnica che non conosco. È un'arte, è un'arte. Io pesco a mosca, potrei neanche... È un'arte, io pesco a mosca, diciamo, ci provo, non sono un campione, mi piace, è bello, però... Bello, sì. Perché ho visto, pesce. Bello, si pesce. Bello, però difficile. Io che vengo da un mondo così, diciamo che prendere le canne in mano e tenerla tutto il giorno in mano non è facile, non è semplice, è stancante, e anche stancante. Noi carpisti diciamo che ci rilassiamo, ecco, diciamo che su questo punto siamo un po' fortunati, però è anche vero che dobbiamo studiare, sì, esche, dobbiamo studiare fondali, dobbiamo avere un'idea generale del tutto, però poi una volta lanciata la canna, certo, il pesce, ecco, al 90% dei casi ci dovrebbe essere, certo. Perché capita di fare sessioni di 3-4 notti dove non si vede muovere una paglia, anche 15 e non becchi niente, poi vai via, arriva il pescatore della domenica, butta giù niente e pesca. E pesca, ecco, tu 15 giorni lì, niente, arriva quello. Guarda, detto questo mi viene da citare, non lo so se lo conosci, Ripamonti Roberto, certo, uno dei più grandi pescatori italiani. Ripamonti. Fa Ripamonti TV, facciamo pubblicità, ma non ce ne viene nulla, questo sia ben chiaro. Ha fatto un servizio bellissimo una volta su YouTube, su Ripamonti TV, dove praticamente questo servizio era chiamato Scuola di Carfishing. Diciamo che lui si diletta un po' in tutte le tecniche, però è stato uno dei primi carpisti italiani. Ripamonti, io guarda, è stato uno dei primi carpisti italiani lui, no? Lo so, io conosco Coroi, Andrea Coroi, quindi, sì, e aveva un negozio qui, sì, vicino, proprio qui. Sì, 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 sì. Ho fatto acquisti da lui all'epoca, perché parliamo del 15, forse anche 20 anni fa. Certo. E sì, dei signori. Era ancora agli inizi di Coroi. Non era, certo, ancora Andrea Coroi, che poi sappiamo che Andrea Coroi è diventato, forse non dico il miglior carpista italiano, beh, che ci possa essere, diciamo, anche che perché ai tempi comunque sia i social, i media, internet era quello che erano, beh, molto meno, sì, conosciuti rispetto ai vari marmocchi, esatto, zoppi e gente che gira adesso, però già aveva il negozio, quindi già era nell'ambito, si dedicava, certo, quindi, certo, è stato uno. Io ho preso il primo mio pod usato, ovviamente, ma 25 anni fa, con pod e segnalatori. Lo sapete cos'è? L'ho usato 20 anni. Lo sai cos'è? Come ha detto Ripamonti in questo servizio che ti stavo accennando poco fa, non è l'attrezzatura bella, no, che ti fa prendere il pesce, certo, non è la canna da 1000 euro, il, no, mulinello da 200 euro, non sono i sensori da 700, no, 800 euro, anche perché è il pescatore che pesca. Sei presente te, sei, hai visto con cosa pesco io, e tu vedi con cosa pesco io, e io ho visto con che peschi tu, quindi cioè, non spendiamo, canne, spendiamo,
canne esagerate non ne abbiamo, anzi cerchiamo di risparmiare perché costa molto economiche e ci togliamo le nostre soddisfazioni. Esatto, perché il pesce che pesca quello con 1000 noi lo peschiamo con 100. Esatto, cazzo, 900 risparmiati, non so, venendo fa schifo, ma no 900 a casa mia, avere o non avere fa 1.800. Esatto, avecceli o non avecceli e io te li con Perugino. Sì. Scusate, ma tornando a quello che hai detto poco fa, no, non è l'attrezzatura che fa il pescatore, e io sono pienamente d'accordo con te, perché allora aspetta, aspetta. Sì, un pochino, infatti un pochino, ma ci deve l'attrezzatura serve, perché senza attrezzatura è un tipo di pesca che non puoi fare. Ecco, questo non lo puoi fare. Una minima canna da pesca, un minimo filo, un minimo lo devi avere, un segnalatore, perché magari non compri i segnalatori con centralina. Certo, no? Non compri quello con la centralina, poi avrai anche segnalatori, li vendono dal cinese, sì. 8 euro funziona come lei. Non c'ha la centralina, certo, ma poi di notte t'arrangi, insomma. Però tornando, cazzo, a quello che hai detto poco fa, no? Che anche noi con le nostre attrezzature, certo non sono quelle dei cinesi, però non sono neanche quelli più blasonati, certo, del Tiffany, della pesca, sono quelli di marca, chissà che, però ci abbiamo attrezzatura decente, esatto, che ci permette. Allora, oggi che abbiamo cavato diversi pesci, tu ne hai cavati quanti oggi? Io 3. Tu ne hai cavati 3? Forse. O 4? Tu ne hai cavati 4? 3. Compresa la scarpetta, 4. Ah, la scarpetta, vabbè, dai. È un pesce, è merito a rispetto. Vabbè, certo. Perché è stato trattato. Ogni pesce, certo. È stato, no, trattato come il pesce che era. E qualsiasi. Magda ne ha cavate 5. Ecco. Io ne ho cavate 3 o 4, anche io. Anche tu, 4 forse. Quindi vuol dire, 4, è stata una giornata piena, abbastanza, ci siamo divertiti. No? Non sono 24 ore, anzi, ma sono, se le contiamo sono 16, 18. Esatto. E abbiamo ancora diverse ore, abbiamo ancora... Ancora, abbiamo altre 18, diciamo. Siamo a metà. Toglimi una curiosità. Sì. Quando è incannato il primo pesce, l'hai portato, sei riuscito a portarlo sotto riva, allora, l'hai visto inguadinare, che cosa hai provato? Che cos'è che provi quando inguadini un pesce? Oggi siamo in due, in tre. Quando il pesce è dentro, ma dentro il guadino, scarichi tutta la tensione che hai accumulato nel frattempo, perché quando è dentro, dentro è preso, significa che tu hai preso, puoi fare foto, puoi divertire questo, ma mentre lo lavori il pesce, io dico lo lavori perché bene o male così, sì, si, certo, dice così. No, sì, quando hai la così. Quando hai la canna in mano, senti il pesce che tira, cosa provi? E qui si dice pure lo pompi, sì, quando esatto, lo pompi, sì, vuol dire che lo pompi, che lo combatti, che giri il mulinello, te lo tiri, insomma te lo lavori, te lo porti verso te, perché giustamente il pesce sarà sempre combattivo, combatte sempre per andare nel verso contrario. Esatto. Che cosa hai provato? Che cosa provi quando accade questo, durante il combattimento? Che cosa senti? Sai, vengo per questo, io vengo solo per questo, per provare quell'emozione in quel momento, anche se dura un minuto, sì, 10, qualche volta dura pure un'ora, sì, perché qualche pesce è pure un'ora, certo. Accumuli adrenalina, ecco, non so, come quelli che corrono Ferrari, Formula 1, no, Ferrari, sì, Formula 1, no? Corrono, cazzo, durante la gara accumulano adrenalina, poi certo, quando è finita la scarichi. Cioè la scarichi, ma ci vuole per scaricare. Non è che come, vedi,
tu prendi il pesce, no? Lo prendi, lo tiri fuori, tribù. Poi, quando ti rendi conto, è già passata un'ora. Sì. Ti rendi sempre conto dopo. D'accordo, pienamente d'accordo. Invece ti dico un'altra cosa, cosa che a me purtroppo stasera hai visto, è successo 3, 4, 5 volte, non lo so. Quando combatti il pesce lo perdi perché ti si slama. Quelli... Per carità, sono gli inconvenienti, ci stanno. Sono gli inconvenienti che purtroppo danno fastidio. Allora, premetto, non possiamo... Siamo su non possiamo, Radio Carro e possiamo, dire che rompe il cazzo... Si può dire, quello si può dire. Si può dire, ecco. E siamo stati bravi, ecco, perché solitamente... Ecco. Se dovessi ripetere quello che dico io, il prete quando mi vede passare davanti alla chiesa mi lancia l'acqua santa con la fionda. Ecco, lasciamo perdere. E purtroppo succede anche di più. No, vabbè. E purtroppo, allora, uno viene per questo, no? Poi, giustamente, strappi. Perdi il pesce sotto riva quando già l'hai visto e già hai visto un pesce che bel notevole, pesce. Notevole, un pesce d'Italia. Insomma, rompe il cazzo. Ecco. Ma invece. Ecco, proprio detto proprio. Traiamo le conclusioni, perché comunque sia la puntata sta diventando una bella puntata. Avevamo detto questa la chiamiamo puntata zero. Oggi abbiamo fatto due chiacchiere e d'amicizia senza così. Tecniche poi. Sì, abbiamo parlato un po', abbiamo diciamo, fatto due di cazzate. No, cazzate così, no, cazzate. Sono sempre cose serie, però generiche, parlate in modo diciamo, scherzoso. Non anche perché poi non tecniche. Prossime, sì. È una puntata zero, magari dalle prossime puntate incominceremo a... Sì, magari anche la gente, magari... Meglio di no. Che magari sente. Come meglio? Meglio di no. Traiamo le conclusioni. No. Io non ti chiedo cos'è la pesca, perché la pesca può essere tutta. La pesca può essere da un frutto. No, infatti mi chiede che è la pesca. Perché? Io voglio chiederti una cosa, veloce. Quattro parole, cos'è il carp fishing in questo momento per te? Il carp fishing in questo, in momento. Questo momento della mia vita è sempre una malattia. So che fa ridere, ma è una malattia. Non riesco, no, niente. È una malattia. Posso pescare da solo, in compagnia, coi figli, amici, nemici, non fa niente, io sempre carp fishing farò. Belle parole, mi piacciono. Non lo so, è così. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, una puntata così come abbiamo detto, diciamo che è stato un po' come al bar, no? E bevi, più o meno ci stiamo al bar, perché con quello che ci siamo bevuti stasera. Beh, ragazzi, il bar mi sa che in due mi hanno fatto fare una bottiglia del capo, ma questa smettila tu, perché io no, riesco a fare mezze. Prometto che dalla prossima no, prometto, però come ma vi ho detto ancora che... registrazione, certo, cazzo. Come abbiamo detto come abbiamo detto all'inizio, questa è stata una puntata un po' così, dalla prossima volta cercheremo magari di entrare un po' più nel tecnico, no, vabbè, senza più sulla tecnica, ecco. Sì, usando parole semplici, non usando magari no, vabbè, anche termini inglesi, perché... certo, sono tutti termini inglesi, perché comunque c'è la tecnica della Inghilterra, però cercheremo di spiegarla in modo semplice, esatto, in modo che un po' tutti, con un po' di traduzioni, sì, cioè, da far capire tutti bene o male di cosa si tratta. E intanto sentiamo il lago. Beh, che complete il movimento adatto a tutti. Bravo, bravo. Anche a chi c'ha una lira, ecco. No, c'ha una lira, magari detto per un... Anche a chi non c'ha gli non euro. Si... come cazzo si dice in Italia? Diciamo che non si può permettere di spendere. Oh, spieghi. Esagerate, un po' come noi, no? No, beh. Poi ci sono. Ci sono? Chi è? Nessuno, ci sono? No, squilla il telefono.
In diretta, quando si registra questo no, è in diretta, scusate, il telefono, no, tocca spegnerlo, purtroppo. Vabbè, dicevamo niente. È giunto il momento di andare in branda. Sì, forse sono... Sono quasi le tre. Sono le tre di notte. Ancora siamo qui ridendo e scherzando, ma ridendo e scherzando, domattina se fa giorno un'altra volta. Diciamo che ridendo e scherzando abbiamo cercato di farvi capire quello che forse è il car fishing, no? Ecco. Non è solo la pesca di per sé, è anche un modo per stare insieme con qualche amico, con qualche ottimo amico. E non è solo, ecco, la puntata così magari, ecco, l'oretta detta è... Il carp fishing funziona che la notte uno va a dormire e non sa quando si se sveglia. Dorme, se si sveglia, ecco, è tutta un'incognita. Però quando suona il segnalatore di notte è sempre un'emozione. Sperando di non svegliare i bambini nella tenda. Ovvio. Perché tu ce n'hai uno, io ce n'ho due. Ma appunto... Ragazzi, ci aggiorniamo a sabato prossimo. Manuel, vuoi dire qualcosa per salutare tutti? Sì, buonasera. Saluto a tutti. Buona serata, buona giornata. Buona serata, buona giornata. Non so, cazzo, qualcuno si sveglia, ma noi invece ancora dobbiamo andare a dormire. Io, come sempre, vi rinnovo di seguirci su tutti i nostri social. Abbiamo Facebook, siamo Radio Carro. Abbiamo Instagram, siamo Radio Carro anche su Instagram, su Twitter, siamo presenti ovunque, abbiamo un'email, radiocarro@gmail.com, abbiamo il nostro sito internet radiocarro.sismonet.com, scusate un po' che non lo ripetevo, e come sempre ragazzi ricordatevi a testa alta, a sabato prossimo. Ciao ragazzi! Radio Carro, la radio che spacca!